Nuove tecnologie applicate all'innovazione della mobilità su ferro per i cittadini e la loro sicurezza. Sulla linea ferroviaria Sinalunga-Rezzo-Stia, di proprietà della Regione Toscana e gestita da LFI, proseguono i lavori per il sistema di sicurezza ferroviaria ERTMS e TCS di livello 2. Il progetto è finanziato dalla Regione Toscana per un importo di circa 23 milioni di euro. Per verificare lo stato di avanzamento dei lavori, l'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli ha effettuato un sopralluogo lungo la linea ferroviaria. Siamo la prima regione in Italia, forse in Europa, ad installare sistemi di sicurezza così evoluti come quello che viene installato qui, quello che risponde all'acronimo ERTMS. Sono i sistemi di sicurezza che vengono installati dove fanno servizio i treni ad alta velocità. Quindi in questo modo noi mettiamo in sicurezza, mi verrebbe da dire quasi assoluta, il servizio in questa linea che tra l'altro vedrà anche l'ingresso di due nuovi treni jazz. Al momento i lavori proseguono sulla tratta di prova Rassina-Bibbiena-Poppi e Porrena, poi il sistema sarà esteso sull'intero tracciato Arezzo-Stia e Arezzo-Sinalunga. È un sistema che chiaramente ha delle ripercussioni importanti anche in termini di servizio, perché ci consentirà di ritornare ad una velocità importante, quindi superare anche i limiti che attualmente abbiamo sulla linea di 70, e ci consentirà anche una frequentazione diversa rispetto alle corse, quindi potremo anche aumentare il numero di servizi diciamo, in servizio stesso nella linea ferroviaria. La fine dei lavori è prevista per il 2022. Davvero un investimento importantissimo in sicurezza nel nostro treno, nella nostra ferrovia, è un'infrastruttura fondamentale per un territorio come il nostro, che è un territorio marginale, un territorio interno rispetto a quella che è la Toscana e che ha quindi bisogno di investimenti di questo tipo. Un investimento che aiuterà non solo i pendolari della zona, ma anche lo sviluppo del turismo nel Casentino. LFI in questo modo ci dà veramente una grossa mano, anche perché per il 2021 sono previsti gli inserimenti di altri treni ad hoc per i turisti e soprattutto per i cicloturisti, quindi ci puntiamo davvero molto.